Bentornati, allora oggi parliamo di un argomento di estrema attualità, dato che l'intelligenza artificiale in musica, ovviamente noi parliamo della musica, al momento non ci interessano altri ambiti di applicazione, eh, non è un qualcosa che ci vedrà direttamente coinvolti in un futuro molto molto prossimo, ma è qualcosa che è già presente, già viene utilizzata in musica. E se non ci credete vi faccio ascoltare un paio di pezzi. Baby on board, how I've adored that sign on my car's window pane. Ecco, i due pezzi che avete appena ascoltato sono frutto dell'intelligenza artificiale. Per cui quello che cerchiamo di capire oggi è che cosa è l'intelligenza artificiale applicata in musica, e cerchiamo di capire soprattutto quali conseguenze avrà, anzi, quali conseguenze ha già sul mercato e sul lavoro eh, principalmente dei compositori, ma non solo dei compositori. Il video sarà piuttosto lungo e articolato, per cui se avete tempo e pazienza godetevelo tutto, altrimenti giù eh, in descrizione troverete l'indice con i vari argomenti trattati e potete andare direttamente a quello che più vi interessa. Allora, cominciamo a dire che oggi c'è un abuso del termine intelligenza artificiale. Che fa paura è un abuso perché ormai si trova dappertutto ai ai eh, anche in situazioni mh, in cui l'intelligenza artificiale non c'entra niente nel senso che molte volte viene data eh, la qualifica di intelligenza artificiale a un software molto banalmente che invece che risiedere all'interno del computer risiede online eh, per esempio Adobe ha fatto un, eh, un software che si chiama um, podcast, che serve per migliorare eh, la voce nei podcast, appunto nei video di YouTube, eccetera, eccetera, che, si chiama, insomma, che viene venduto come software di intelligenza artificiale, ma che con l'intelligenza artificiale non c'entra nulla oppure l'altro giorno ho visto l'ennesima pubblicità di una library dove dice ah voi mettete il nome del, del, dello strumento che vi interessa o, o che suoni come un organo degli anni 70 e lui ti dà il suono giusto ma questa non è intelligenza artificiale questa è una normale library che c'è da, 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 da secoli e secoli la differenza è che invece che risiedere sul computer, sul hard disk, risiede online, cioè con l'intelligenza artificiale non c'entra assolutamente nulla. Prima di capire che cos'è l'intelligenza artificiale, dovremmo capire che cos'è l'intelligenza. Ovviamente questa è una domanda a cui dovrebbero rispondere i medici, i psichiatri, i neurologi, eh, non un musicista, per cui eh, vi do più quella che è la mia interpretazione che non una definizione che abbia la pretesa di essere scientificamente corretta. Nella mia interpretazione, in, per quello che secondo me è l'intelligenza, è quella capacità, fino ad oggi tipica dell'uomo e di pochissimi animali, eh, non solo di fare delle scelte consapevoli e utili al proprio percorso eh, di crescita, ma soprattutto cambiare queste scelte in rapporto a delle condizioni che possono modificarsi. Ecco perché se è vera questa, questa definizione di intelligenza, se ci sono dei medici tra di voi magari scrivetemi se ho dato una sciocchezza e datemi magari una, una definizione più corretta scientificamente. Eh, se è vera comunque questa definizione... Tanti animali non sono intelligenti, cioè noi di tanti animali diciamo ah, intelligente perché sa fare de determinate cose. In realtà molti animali non sono intelligenti, non hanno consapevolezza, semplicemente imparano a fare e a ripetere una serie di comportamenti che a noi uomini piacciono e quindi diciamo mamma com'è intelligente! Ma questa non è intelligenza, questa è una capacità di apprendimento che però non viene modificato dalle condizioni. Dalle condizioni esterne e, e non c'è, come dire, un lavoro di elaborazione di ciò che mi sta succedendo e delle conseguenze che, delle conseguenze che ciò che mi sta succedendo avrà sulle mie azioni. Eh, altra poi caratteristica fondamentale, in particolare che dovrebbe essere l'intelligenza artificiale, che in realtà <ride> non c'è quasi mai, e, e quindi, proprio per questo, non tratta di intelligenza artificiale. Eh, è la questione dell'autoistruzione. Cioè, l'intelligenza artificiale dovrebbe essere in grado, esattamente come fa quella umana, di auto e non semplicemente basandosi sui dati che eh, l'uomo ha dato trovare delle soluzioni, ma trovarne di nuove. Questa dovrebbe essere veramente l'intelligenza artificiale, altrimenti alla fin fine se non fa questa cosa che poi tra l'altro è quella anche più pericolosa no? è quella. voi sapete che comunque dell'intelligenza artificiale abbiamo il dubbio ma chissà e se poi perdiamo il controllo e se le macchine prendono sopravvento e cominciamo a vivere in quel mondo descritto da film come Matrix o come Terminator che succede se le macchine prendono sopravvento è ovviamente una questione eh, tutt'altro che, che peregrina e, e, e molto seria ciò nonostante L'intelligenza artificiale dovrebbe avere questa capacità di autoistruirsi, altrimenti non è un'intelligenza artificiale, è semplicemente una sorta di motore di ricerca che fa una sintesi. Cioè, mentre oggi, se voi volete sapere che cos'è chi era Napoleone, andate su Google di Napoleone e, e, e Google vi darà una serie di siti eh, nei quali è specificato dal punto di vista storico, politico e tutto quello che volete, chi era Napoleone. Eh, molti siti cosiddetti intelligenza artificiale fanno la stessa cosa, semplicemente invece che dirti guarda eh, su, questo, su questo argomento, puoi trovare informazioni qui, 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 te lo eh, coinvolgono e, e lo inglobano in un unico eh, contenuto mediamente scritto oppure anche orale. L intelligenza artificiale ormai si può anche chiacchierare e così via. È ovvio che questo tipo di. Attività eh, non riguarda solo musica e la utilizziamo anche in grafica, anche per scrivere testi. Banalmente, eh, la buona parte delle copertine che uso eh, come immagini um, dei video che faccio, compreso quella, compresa l'immagine del video di oggi, è fatta con intelligenza artificiale in cui si chiede fondamentalmente a un software di interpretare un qualcosa. Che gli si dà. Questo software, con la velocità eh, tipica di questo genere di, di software, appunto, cerca nel, nello scibile umano una sintesi che sia eh, un risultato accettabile per quello che io ho chiesto. Per cui se io immaginate proprio la copertina di video di oggi, ho detto: immaginate l'intelligenza artificiale che suona le tastiere. E lui ha immaginato questa specie di robot col cranio con dentro un cervello elettronico che sta suonando una tastiera. Questo vale anche per i contenuti, insomma, il più famoso in questo senso è ChatGPT, ma ce ne sono anche di migliori e anche di più eh, specializzati. Per cui l'intelligenza artificiale che avete ascoltato all'inizio, che cosa ha fatto? Gli si è dato le istruzioni, gli si è detto fammi un pezzo che abbia queste caratteristiche. E lui ha. Anche qui, pescando nello scibile di tutta quella che è stata la musica, non che sia stata scritta, ma che è reperibile, è reperibile online, ha fatto una propria, una propria interpretazione di quella cosa lì, esattamente come Midjourney, che è l'applicazione che uso io per le copertine, ha interpretato un comando che io, che io ho dato e secondo le proprie secondo i dati che ha potuto reperire in rete. Allora, devo dire che è chiaro che noi ascoltiamo questo, questi brani che avete ascoltato all'inizio e ci poniamo una domanda molto semplice, cioè ma, ma se le macchine fanno questa cosa qui, a che cosa servono i compositori? La domanda è giusta, la risposta è molto complessa e molto articolata e cercherò di semplificare la risposta quanto più possibile, premesso che non sarà facile. Devo dire che i compositori che oggi tanto si scandalizzano perché le macchine fanno queste cose sono probabilmente gli stessi che negli ultimi 20-30 anni hanno utilizzato dei loop MIDI. Che cosa sono i loop MIDI? Lo dico per chi non fosse familiare col termine: sono fondamentalmente dei pezzi di musica pronti, già pronti, belli, belli confezionati, che si possono prendere da tanti software. Liberi da diritti e sui quali si può intervenire, per cui facciamo un esempio. Io devo fare un pezzo di rumba, non ho la più pallida idea di come si faccia una rumba. Eh, prendo un loop di rumba, quindi che avrà già le percussioni giuste, il pianoforte giusto, i fiati giusti. E eh, intanto, stilisticamente, so già che quella roba lì starà in piedi, soprattutto se poi dovrò farla eseguire magari da un, da un gruppo vero. Per cui da quello posso trarre le note. Posso ovviamente cambiare tutte le singole note, per cui è chiaro, eh, per non fare una cosa proprio identica a quello che, a quello che era il loop MIDI originale, eh, posso cambiare tutte le note che voglio. Posso cambiare tutte le dinamiche che voglio, posso cambiare tutti gli strumenti che voglio, tolgo un sax e ci metto una tromba, posso fare quello che voglio. Però capite che la parte generativa di questa mia operazione l'ha fatta... Non dico il computer, l'ha fatto chi ha progettato quel loop mid, che mediamente anzi, sempre è una, è una persona in carne ed ossa che poi ehm, appunto fanno questi loop mid di, 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 libero, di libero utilizzo. Però il mio merito compositivo su quel pezzo di rumba è zero, semmai lo, lo, si potrebbe dire che l'ho arrangiato, ma è già con questa definizione siamo un po', un po' generosi. Per cui non scandalizziamoci oggi di quello che fanno software di intelligenza artificiale se abbiamo usato anche una volta nella vita un loop negli ultimi 30 anni cosa che più o meno abbiamo fatto quasi tutti allora come si può applicare intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale si può applicare a qualunque tipo di musica potenzialmente ehm, vi sembrerà strano ma in verità in verità vi dico che è molto più facile che l'intelligenza artificiale sappia riprodurre una sinfonia nello stile di Haydn una bella sinfonia nello stile di Haydn che non una canzonetta pop di successo perché dico questa cosa? perché la sinfonia classica quindi proprio quella del periodo classico diciamo tra, tra la seconda metà del settecento e inizio dell'ottocento fino al romanticismo ha una struttura ben precisa Primo tempo di forma sonata, due temi, esposizione, sviluppo ripresa dei, dei temi. Un determinato rapporto fra i due temi e le tonalità. È tutta una serie di regole che insomma che non stiamo qui a, a raccontarvi oggi, che non, non vi interessano più di tanto, però vi basta sapere che una sinfonia di Haydn, dico di Haydn, ma anche di Mozart, insomma, ha, è incanalata verso una struttura ben precisa. In questo senso, per l'intelligenza artificiale... È relativamente facile prendere una melodia per costruire il tema simile a quello che ha fatto Haydn. Le tonalità sappiamo quali sono, eh, sappiamo che rapporto ci deve essere tra i due temi, uno deve essere più lirico e cantabile, uno magari più ritmico, sappiamo sì, tutta una serie di informazioni, per cui da questo punto di vista realizzare questa cosa per un'intelligenza artificiale è relativamente semplice. Probabilmente sapete anche che con l'intelligenza artificiale forse ci farò un video più avanti, è stata terminata la decima sinfonia di Beethoven, di cui Beethoven aveva lasciato solo un accenno, mi sembra, di un, di un movimento, è stata completata. Eh, è molto più difficile per l'intelligenza artificiale non fare una canzone pop, cosa che fa in, in una manciata di secondi, prende una voce campionata, prende un testo, scrive il testo se c'è ne, necessità. Um, però, che cosa farà alla fin fine? Voi gli chiedete fammi una canzone in stile Frank Sinatra e il software andrà a pescare tutto quello che ha fatto Frank Sinatra. Si farà un'idea degli accordi che ci sono nelle canzoni di Frank Sinatra, delle melodie, delle tonalità, degli arrangiamenti, eccetera, eccetera. E farà una cosa tratta da quello che mancherà per oggi. Poi non sappiamo se con quella famosa auto, -auto istruzione di cui io ho parlato all'inizio potrebbe cambiare. Eh, magari anche brevissimo, eh, è il guizzo, è il genio, è l'idea. ok? Questi software attualmente sono in grado di fare eh, splendidamente quello che può fare un normale o magari mediocre compositore. Ad oggi non sono ancora in grado di tirare fuori l'idea. L'idea che può essere anche semplice in certi casi, ma quell'idea che colpisce. In più, considerate che, in particolare, nel pop, l'aspetto la musica, musicale non è l'unica ragione che rende un pezzo di successo o no. Ci sono anche molti altri aspetti legati, magari, al personaggio che canta la canzone, all'immedesimazione che i ragazzi hanno nella sua vita. Insomma, tutta una serie di, di altri processi che spesso esulano da quella che è la realizzazione musicale del brano e su questa cosa qui l'intelligenza artificiale dovrebbe anche inventarsi un personaggio cosa che è già stata fatta renderlo un personaggio famoso ai ragazzi cosa che è già stata fatta ci sono già dei profili instagram di intelligenza artificiale cioè di personaggi non reali con centinaia di migliaia di follower e quindi insomma chiara capite che qui il, il, il concetto si, si complica ma paradossalmente l'intelligenza artificiale può essere particolarmente stupefacente se le chiediamo di scriverci un pezzo di dodecafonia. La dodecafonia, per chi non lo sapesse, è un, una, uno stile di composizione inventato da Arnold Schoenberg all'inizio del Novecento, non vi sto a raccontare in cosa consiste, però insomma è basata su una, su una serie di note... Eh, che devono muoversi in una certa maniera, togliendo ogni eh, funzione tonale a, a queste note, è una serie di regole che però a voi adesso non interessano. Quello che vi interessa è che essendo basata questa tecnica di composizione su un procedimento che non voglio dire matematico, ma comunque molto standardizzato e molto codificato, per l'intelligenza artificiale scrivere... Eh, un brano di ludicafonia è una passeggiata di salute. Ma tutto per l'intelligenza artificiale è una passeggiata di salute, però, insomma, essendo praticamente l'applicazione di una serie di regole ben precise, ben codificate, è molto semplice per l'intelligenza artificiale fare un qualcosa del genere. Eh, in che cosa spero ad oggi. Aprile 2024, l'intelligenza artificiale non ha ancora quel guizzo. Perché non ha ancora quel guizzo? Ogni compositore ha il suo stile, ok? E questo stile è determinato da una serie di parametri ben precisi. Cioè ogni compositore avrà dei suoni che utilizza che sono caratteristici del suo modo di scrivere, o degli accordi che sono tipici del suo modo di scrivere, o delle progressioni armoniche che sono tipiche del suo modo di scrivere, o delle scale che sono tipiche del suo modo di scrivere, o qualcosa dell'arrangiamento che è tipico del suo modo di scrivere. E questa cosa poi fa il suono di un compositore. Per cui molte volte noi, anche se non siamo musicisti, ascoltiamo un pezzo che può essere una sinfonia o può essere una canzone. Diciamo: Ah, secondo me questo qua è il tal gruppo, il tal compositore. Perché anche se non siamo lì a, a smontare dal punto di vista musicale quello che ha fatto, riconosciamo, magari anche inconsciamente, uno stile ricorrente. Che è la stessa cosa poi alla fine che si impara a fare in conservatorio, perché in conservatorio quando si studia composizione si studiano tutte le regole, che sono regole quasi matematiche per certi versi, eh, ma quello che non si può insegnare, e infatti non viene insegnato, è la scintilla creativa, cioè tutta la composizione che si fa in, in conservatorio parte da un materiale dato. Per cui si dà un, un incipit, un tema e si dice, ok, da questo tema scrivimi un'intera sinfonia. Questo tema magari di otto battute, scrivimi una sinfonia di, in quattro movimenti di un'ora. E questa cosa si può fare. E ci sono tanti compositori che non per niente hanno tutti i diplomi di questo mondo, ma non scrivono. Nel senso, tu gli dai l'input, l'incipit e loro ti fanno qualunque cosa, ma da soli non avrebbero la. Eh, capacità appunto di dare quella fiamma creativa quella scintilla creativa che è indispensabile per poter scrivere e come dicevo questa cosa non si può insegnare l'istinto a comporre ce l'hai o non ce l'hai in particolare nel campo che riguarda il sottoscritto cioè le colonne sonore per il cinema eh, l'intelligenza artificiale è già utilizzata per cui tu dici all'intelligenza artificiale fammi un pezzo in lo stile di Hans Zimmer che abbia la capacità di descrivere questa situazione, una situazione di abbandono, una situazione di tristezza, una situazione di gioia, felicità, trionfo, esaltazione, guerra, qualunque altra cosa. In questo senso l'intelligenza artificiale partorirà un qualcosa in base al, um, agli input che io ho dato che sono input concettuali non musicali io, io non gli dico ah guarda fammi questa cosa in questa tonalità utilizza questo tema si può fare anche questo eh, ovviamente però questo è già un passo successivo eh, quello di cui ci um, Interessiamo oggi in particolare è la capacità di questi software di trarre dal nulla qualcosa, che poi in realtà non è nulla assoluto, come ho detto, è un nulla che attinge, ma comunque formalmente dal, dal nulla. Nella musica da film, in questo senso, il compositore può essere sicuramente sostituito dall'intelligenza artificiale, qualora al regista sia sufficiente che la musica eh, descriva un mood di una scena, descriva una sensazione, un, un sentimento. E non faccia quello che dovrebbe, secondo me, ma non solo secondo me, insomma, fare la musica eh, in un film, cioè andare a seguire la scena, andare a, a sottolineare certi passaggi, a sottolineare certe azioni o certe interazioni o, certe, ehm, eh, o certi cambiamenti psicologici che ci sono nei personaggi. Ecco, questa cosa, è, per fortuna, al momento l'intelligenza artificiale non, non lo può ancora fare. Insomma. E, e la differenza tra far fare eh, un pezzo eh, di questo genere all'intelligenza artificiale o a un bravo e sottolineo bravo compositore, perché non basta dire un compositore, è la stessa differenza che c'è tra comprare un vestito già pronto oppure farselo cucire da un, da un famoso sarto di Xavier Ro. Eh, questa, questa è la differenza. Certo, se io vado ai grandi magazzini troverò comunque un vestito che, che sta bene, ma non è stato fatto su di me, non ha considerato che io magari ho una spalla un po' più alta, magari sono, ho il torace un po' grosso, magari un po' di pancetta, magari lo sedere piatto. So. Quando vai dal sarto, il sarto ti fa: non per niente, si dice tailor-made, il sarto ti fa un vestito che non per niente è su misura. Eh, questa intelligenza artificiale per il momento non può ancora farla, però può darsi che noi siamo, saremo talmente bravi da complicarci la vita abbastanza bene da insegnare all'intelligenza artificiale come ehm, sostituire l'uomo in, in questa funzione. Cosa comporta questa, questa novità per il compositore? Io credo che potrebbe essere uno stimolo a fare cose nuove, cioè potrebbe essere uno stimolo a... a Spremerci le meningi finché veramente non troviamo un'idea forte, che non è detto che debba essere per forza chissà che, che novità assoluta, ma un'idea convincente, un'idea che prenda. Chiaro, molto più facile dirlo in teoria che realizzarlo in pratica. Uh, Un'altra conseguenza che potrebbe, che potrebbe avere è che potrebbe esserci um, un trasferimento del lavoro, nel senso che il compositore da compositore, cioè da quello che scrive la musica, la pensa, la realizza, la progetta e la mette sull'immagine, potrebbe diventare il responsabile delle musiche. Cioè se riuscissimo, come ho detto poco fa, a insegnare l'intelligenza artificiale a fare quel lavoro che per il momento può fare solo un umano e quindi dire guarda, in questo punto di questa scena... Eh, il personaggio sta pensando a questo suo ricordo, dobbiamo sottolineare questo suo ricordo in questa maniera. Ecco, in questo senso il compositore, forse il lavoro del compositore nei prossimi anni sarà quello di responsabile della produzione musicale realizzata dall'intelligenza artificiale. Potrebbe essere. Vediamo adesso però quali sono, secondo me, le principali problematiche, le principali conseguenze legate a questo a questa grossa novità, Beh, innanzitutto c'è un grosso problema legato ai diritti d'autore, perché non è ancora chiaro chi è il proprietario intellettuale e anche economico di questi prodotti? Perché se voi utilizzate uno dei brani che avete che vi ho fatto ascoltare all'inizio, c'è tutto un isquema dove dice: tu fai l'uso che vuoi di questo di questo di questo brano, anzi, si dice teoricamente un uso ricreativo, quindi non un uso professionale, comunque la paternità non è tua. <ride> e ha un senso perché è un po' comodo dire ah, fammi una musica trionfale e poi dire Raga ragazzi, ho scritto una musica trionfale. Cioè, un po' comodo. Per cui ci sarà anche un serio problema per capire chi è il titolare dei diritti d'autore di una cosa realizzata, non dico totalmente all'intelligenza artificiale, ma magari dall'uomo in collaborazione con l'intelligenza artificiale o in altri termini dall'intelligenza artificiale con il contributo dell'uomo. Quindi questo è un grosso problema che, che andrà risolto. Um, un altro grosso problema che vedo è il fatto che oggi c'è una grande omologazione nel, nel mercato. Il mercato vuole omologazione. Il mercato, dove per mercato intendiamo il, il grande mercato, non, non il mercato delle cose artistiche o, o dei prodotti che abbiano una pretesa di qualità ma il mercato così dell'untanto del, del al chilo vuole omologazione non vuole ideone, non vuole chissà quali novità vuole una cosa che funzioni in questo senso la conseguenza più drammatica del, dell'intelligenza artificiale è che continuerà a fare quel processo che abbiamo iniziato noi compositori negli ultimi vent'anni cioè a fare tutta una serie di prodotti uno uguale all'altro copiandoci a vicenda quantomeno nello stile se non, se non nelle note e quindi finendo per uniformare e appiattire in maniera eh, clamorosa quello, quello che facciamo questa è un'altra conseguenza molto seria poi c'è una conseguenza anche economica cioè le libraries hanno, sono finite. Cioè cosa sono le libraries? Nel, nel corso degli ultimi anni tante, tanti editori facevano dei dischi o delle raccolte di brani eh, che spesso venivano utilizzate magari nei documentari o, o in qualunque uso si volesse fare dove si diceva ho bisogno di una musica commovente e allora ti facevano queste libraries con... 10 pezzi commoventi, tu sceglievi quello che ti piaceva, lo mettevi sul tuo documentario, sul tuo corto, sul tuo programma, dove volevi, pagavi, eh, pagavi lo sfruttamento di quel brano e lo utilizzavi e lo utilizzavi tranquillamente. È chiaro che nel momento in cui questa cosa può essere fatta in brevissimo tempo e con un costo molto molto ridotto, eh, il mercato delle libraries è fondamentalmente finito. E tenete conto una cosa che eh, c'è un, un duo musicale che è il più importante eh, duo nel campo delle libraries, che sono i Two Steps From Hell, eh, che hanno fatto una quantità di musiche che voi avete ascoltato, ma non sapete che le hanno fatte loro, ma, ma le avete ascoltato sicuramente tantissime volte in, in servizi del, del TG, in documentari, in, 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 mille, in trailer cinematografici, non, non ve lo dico neanche quante volte avete ascoltato le loro musiche, non, senza neanche saperlo. Ora, eh, questo duo lavora insieme da una quindicina d'anni con successi enormi e con anche un, insomma, un gran, grande successo commerciale. Io non so se è un caso, ma pochi giorni fa si sono divisi per cui ognuno continuerà una propria carriera da solista. Io non so se l'intelligenza artificiale e il fatto che le librerie stiano crollando ha, ha una conseguenza. In queste in questa scelta di dividersi però tant'è tenete presente che loro sono produzioni sempre molto ricche con il grande coro la grande orchestra e anche la chitarra elettrica e anche le percussioni e, e mille effetti per cui sono produzioni anche molto complesse quindi di conseguenza molto costose se la stessa cosa anche magari con un tasso di qualità leggermente inferiore, può fare una macchina a un costo infinitamente superiore o addirittura gratis, beh capite che la, la loro attività uh, è finita in questo senso, poi magari da solisti faranno altre, altre cose altrettanto interessanti. Un'altra conseguenza eh, sarà non tanto nei confronti delle grosse produzioni di Hollywood, io sono convinto che se quando Spielberg vorrà fare un film, chiamerà sempre gli auguriamo cent'anni di vita a Joe Williams quando non avesse esserci più, Joe Williams, chiamerà un altro un altro di quel livello lì. Spielberg non si avverrà mai dell'intelligenza dell artificiale per fare una colonna sonora. E lo stesso non lo farà Nolan, e lo stesso non lo faranno non lo farà Villeneuve, non lo faranno tutti i compositori eh, Lapsus. Tutti eh, i, 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 i registi, non quelli di un certo livello. Eh, chi lo farà drasticamente? Chi lo sta già facendo oggi drasticamente? Le produzioni medio-piccole. Perché le produzioni medio-piccole, al contrario della grossa produzione di Hollywood, in cui il costo della musica è un costo importante, ma alla fin fine percentualmente sul budget... Riguarda pochissimi punti percentuali, per cui non sposta il budget di un film la colonna sonora. Nelle piccole produzioni con un piccolo budget, il piccolo produttore dirà: Ma perché devo dare 10.000 euro a questo compositore giovane se me lo fa l'intelligenza artificiale per zero? Vabbè, forse quelli sarà più bravo, ma chi se ne frega me lo fa in pochi minuti? mi risolve il problema e non devo tirare fuori 10.000 euro su un budget magari di, 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 di su un budget magari piccolo e quindi il produttore dirà che lo paga a fare il, il compositore e questa cosa oltre che eh, ovviamente lasciare a spasso tutti quei compositori e sono tanti che comunque eh, vivono delle produzioni piccole che vivono diciamo più del, della quantità che non della, qual, che non della qualità di, di, di ciò che fanno. Ma il problema, la conseguenza ancora più grave, è che queste piccole produzioni sono sempre state storicamente la palestra dei giovani compositori che magari andavano a fare un filmetto di una piccola produzione indipendente per due lire o in certi casi perfino gratis, pur di fare esperienza e pur di fare curriculum, di modo da poter dire ho fatto uno, due, tre, quattro film e imparare quello che c'è da imparare per fare questo lavoro. E in questa maniera i compositori i giovani soprattutto non potranno più farlo e questo cambierà drasticamente, cambierà drasticamente il mercato. Io sono convinto e cerco di avviarmi eh, alla chiusura che nei prossimi anni, ma non tra dieci anni, nel prossimo anno, anno e mezzo, due anni, ci sarà una drastica moria di compositori. Eh, che dovranno reinventarsi, e andare a fare altre cose, ehm, perché appunto soprattutto quelli che lavoravano in produzioni piccole o medio piccole, io quello che verranno sostituiti drasticamente. Ma d'altronde cioè, possiamo essere d'accordo, non d'accordo, eh, possiamo regolamentare ed è giusto che la cosa venga regolamentata ma il processo tecnologico non si ferma cioè nell'ottocento c'era un signore che andava che di lavoro accendeva i lampioni per cui aveva uno stoppino andava con un bastone lungo sul lampione accendeva il lampione poi andava un altro lampione stoppino bastone accendeva il lampione altro lampione quando è arrivata la luce elettrica questo signore si è trovato disoccupato e qui chi guidava le carrozze con i cavalli eh, quando sono arrivate le automobili si è trovato disoccupato. Però, insomma, questa cosa qui non, non, ha, non, non si può fermare. Non ci si può fermare. Possiamo essere favorevoli o contrari, è, è tutto deliziosamente ininfluente. Il processo non si ferma. Per cui io credo che ogni eh, libro professionista non necessariamente un compositore, debba avere la capacità di reinventarsi, di ripensarsi e di, e, di guardare, e di guardare il mercato. Perché come sempre, follow the money. I soldi non è che non ci sono più, i soldi si spostano da un settore a un altro, da una, da una nicchia a un'altra nicchia. E solo che se io continuo a cercare i soldi dove i soldi non ci sono più... Eh... Continuo solo a lamentarmi e a dire eh, non ci sono più soldi. In realtà non è che non ci sono più in senso assoluto, ma si sono spostati in un altro settore. Eh, per cui il libero professionista deve avere anche la capacità, l'intelligenza e l'adattabilità di non dormire sugli allori, se mai ha avuto degli allori su cui dormire, ma di sapersi reinventare. Bene, spero che questo lungo video vi sia interessato. Uh, ringrazio Massimiliano per la realizzazione di questo video. Scrivete nei commenti cosa pensate del, dell'influsso che l'intelligenza artificiale sta avendo e avrà in musica o non necessariamente in musica, anche nel vostro campo di lavoro se non siete dei musicisti. Se non l'avete già fatto, indovinate un po': dovete iscrivervi obbligatoriamente al canale e se proprio avete piacere, potete anche abbonarvi per avere una serie di contenuti extra, una serie di vantaggi extra trovate in descrizione eh, il pulsante per potervi abbonare. Ci vediamo alla prossima.